Da Laura Roveri a Regina Schrecker, da Jaswinder Sanghera a Alice Born Linnert, Mirta Merlino e poi Vittoria Doretti, ma anche Manuela Zuccalà e Simona Ghizzoni. Ecco le premiate della quarta edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna, presentato a Cortona. La cerimonia di consegna infatti avrà luogo venerdì 18 novembre alle ore 21 presso il Teatro Luca Signorelli. Sarà preceduta da una serie di incontri con gli studenti delle scuole cortonesi, perché come hanno ricordato gli organizzatori, la premiazione è solo la punta dell'iceberg di un premio che ha nella sua mission quella di diffondere il valore della non violenza alle nuove generazioni. Le premiate di questa edizione sono, per quanto riguarda il premio Diritti Umani e Civili, Jaswinder Sanghera, britannica ma di origine indiana, che si è battuta e si sta battendo tuttora grazie alla sua fondazione Karma Nirvana per combattere i matrimoni forzati. Poi abbiamo Laura Roveri per quanto riguarda il premio Coraggio. 2 anni fa è stata accoltellata dall'ex fidanzato, salvata per miracolo. Oggi è, diciamo, portavoce attraverso la sua testimonianza nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni a denunciare questo fenomeno ogni qualvolta si possa presentare. Del premio per l'informazione, la giornalista Mirta Merlino, conduttrice del talk show sulla 7 L'aria che tira, ma anche scrittrice del saggio Madri, perché saranno loro a cambiare il mondo. Il premio Arte e Cultura per il Sociale, la norvegese, artista norvegese Lise Bjørn Linnert, che attraverso la sua opera Desconosciuta tende a sensibilizzare attraverso dei laboratori un femminicidio di massa che sta succedendo ed è successo nella città più pericolosa del Messico, a Ciudad do México. Il premio speciale Action Aid, il premio va a Emanuela Zuccalà e Simona Ghizzoni per il progetto Uncut, che è un progetto di Action Aid in 3 parti dell'Africa, in Kenya, Somaliland e Etiopia, per sensibilizzare le donne a non sottoporsi più alla infibulazione. Il premio Prevenzione Sociale abbiamo Vittoria Doretti, medico della ASL 9 di Grosseto, che è l'ideatrice, quindi colei che ha portato avanti il progetto del Codice Rosa, un progetto che è stato esportato in tutta Italia e che è diventato appunto simbolo, sinonimo appunto di tutela per le donne. Per il premio Imprenditoria Solidarietà per il Sociale, Regina Schrecker, attualmente una delle stiliste più prestigiose, più pregiate nel mondo della moda, qualche anno fa ha realizzato insieme a personaggi importanti dello spettacolo, quello della moda e della scienza, un calendario per la sensibilizzazione di una malattia rara, conosciuta come sindrome dei bambini a farfalla.